Se non proprio l'ultimo, sarà il penultimo sforzo. Il Teramo è chiamato a farlo domenica, magari con una vittoria, meglio del pareggio, per vedere avvicinarsi la salvezza diretta. Di fronte il Vicenza, non proprio l'avversario ideale, visto che la formazione veneta è in piena zona playoff e ha conquistato metà dei 42 punti in trasferta, mentre il Teramo non vince al Bonolis dal 9 febbraio 1-0 su Rimini. Ventola l'avete così. Sicuramente domenica dobbiamo andare in campo per vincere. La salvezza si ottiene quando abbiamo i conti matematici, quindi non ancora possiamo dire siamo salvi, però comunque domenica se vinciamo prendiamo una bella fetta di salvezza. Ma io penso che in casa dobbiamo avere l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste trasferte, un pochetto più compatti nei momenti di difficoltà, più tosti, perché alla fine in casa abbiamo creato, siamo stati pure un po' sfortunati. E domenica dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte e dobbiamo dare il massimo. E domenica non dobbiamo fare passi falsi, noi comunque giochiamo per la vittoria, però comunque la cosa importante è sempre muovere la classifica come abbiamo fatto domenica. E dobbiamo dare ognuno il massimo pur di portare punti a casa. Dai, rispetto all'inizio posso dire che sto meglio, molto meglio. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio perché giocavo e non giocavo. Ora che sto giocando più continuità, sto bene e penso che posso dare una grande mano alla squadra.